Benvenuti nella serie di DVD di Preston Innovation per l'Italia. Siamo ad Umberde insieme al campione del mondo Tom Pickering per firmare il nuovo DVD per l'Italia di Preston Innovation, Winnipeg 3. Insieme al campione del mondo affronteremo due situazioni, una ai laghi di Faldo e una sul fiume Tevere. Vediamo come il campione del mondo affronta queste due situazioni. Per noi è una grande occasione e ringrazio Tommy per essere in Italia. Italy are very happy have to Tommy for the filming Winnipeg 83. Thank you very much. I am very happy being in Italy filming. Okay. Thank you very much, My Tommy. My pleasure. Are you ready for fishing? I cannot wait. Okay. Let's go. Let's go catch some fish. Siamo ai laghi di Faldo, in provincia di Perugia, e abbiamo la fortuna di avere con noi il campione del mondo Tommy Pickering. Ora andiamo a vedere i suoi segreti e a scoprire come Tommy pesca ai laghi di Faldo. Hi Tommy. Hello my friend, how are Hello. You? Hello, how are you? Fine, thanks. Fantastic. Fantastic. Plenty of fish. Tommy, qual è la via migliore, il metodo migliore per pescare i pesci grossi nei laghi di Faldo? Perché i laghi di Faldo hanno la caratteristica di avere tanti piccoli pesci, carassi e piccole carpe, ma sono anche molto ricchi di grossi esemplari. Come Tommy prende questi esemplari? In this lake, the closer you come, the smaller the fish. Okay. So you have to find the distance where you catch all sizes, the small ones and the big ones. Okay. In sostanza Tommy dice che se si pesca chiuso contro il gradino è più facile prendere pesci di piccole dimensioni, mentre stando più lontani verso il centro del lago si riescono a prendere pesci di maggior dimensione, e questo in un match fa la differenza rispetto alla cattura di tanti piccoli carassi o carpe, come in questo caso. You need to catch all the fish. In quella distanza lui riesce a catturare qualsiasi tipo di dimensione, sia grossa che piccola. And then that distance is about 20 meters. La distanza migliore, secondo Tommy, è 20 metri dalla linea della The further you go, the bigger fish. The closer, the smaller fish. Okay. And then what is important then is the setup, the organization of the rod, the reel, the line, the feeder and the hook. Okay. È molto importante l'organizzazione, il settaggio dell'attrezzatura, perché il mulinello, la canna e il tipo di pasturatore usato, in questo caso un banjo feeder, fanno la differenza. Okay, Tom. Okay. So, because you are fishing close, the 10-foot mini rod carp is perfect. If I was going further, the 10-foot 6, so a little bit more power. And if I wanted to go 40 meters plus, I would use the 11-6 power for distance fishing. So that is the rod. La canna è molto importante in questo tipo di approccio.
utilizzare la giusta lunghezza può fare la differenza. Per la linea corta, la nuova serie delle Mini Plus ha una 8 piedi e 6. Poi viene la 10, in questo caso Tommy sta utilizzando una 10 piedi per i 20 metri. Oltre i 20 metri abbiamo la 10 e 6 e per la linea lunga contro la riva opposta abbiamo la 11 e 6 Power. Ok Tom? So the reel for up to 40 meters is the PCR 4000. Further is the PCR 5000. Okay. 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 The reel line, because there is lots of fish and they are carp, is not important, because just put 026 on, 8 pound. That's all you need. Okay. Nothing more. No. Okay. It's simple. Il mulinello, la taglia del mulinello va accoppiata ovviamente al tipo di canna utilizzata. Per la 8,6 una dimensione 3000 è l'ideale. Per la 10 e 10,6 la dimensione 4000 è quello che diciamo si accoppia nel miglior modo. Per la lunga distanza la taglia 5000 è l'ideale. The feeder is very important. It's very important. Because the depth is very deep at Faldo Lakes. So if I'm fishing up to 2 meters, I like the method feeder. But deeper than 2 meters, I like the banjo or the pellet feeder. Tommy dice che i Faldo sono dei laghi molto profondi rispetto a quello che lui è abituato a pescare in Inghilterra. E le sue usanze sono l'utilizzo del master feeder, su profondità di 2 metri massimo. Oltre dai 2 ai 4 metri Tommy preferisce utilizzare o il pellet feeder o il banjo feeder a seconda della velocità di mangiate e quante pellet deve dare per mantenere i pesci nella sua postazione di pesca. But do I use the pellet or do I use the banjo? And it is all about trial and error. In other words, you try to find out the best. And if you are fishing for a few fish, the pellet one is the best. If you are catching lots of fish, then the banjo. Because the bait sits on the top and the fish are there quicker. Yeah. So when I am fishing for a few fish, it will be the pellet. And when I'm fishing for lots of fish, the banjo. In sostanza quello che ho detto prima, preferisce il pellet feeder quando la velocità di pesca non è troppo veloce e bisogna alimentare molto di più che non, utilizzando il banjo. Il banjo invece lo usa quando c'è molta attività sul fondo e le mangiate si susseguono con una velocità alta. In questo caso il cambio di canna da pellet feeder a banjo feeder può essere una soluzione vincente. And then I like it in line, so it runs free, and that goes straight onto a Corum quick change bead. Okay, and the size of the 30 the grams. Banjo, 30 grams. Always 30, except for distance, where it be 40. Okay, solitamente usa un 30 grammi per la distanza che usa sui 20 metri, mentre un 45 per la distanza più lunga. E la montatura viene chiusa con il quick change di Corum, che è un accessorio ideale per la connessione del terminale. Molto semplice. Very simple. Very simple. What size of the hook you use? Right. Generally, I use on Faldo 16s or 14s, PR36. If I use a 16, it's to 0.15 power, and if it's a 14, it will be to 0.017 power. Okay. And the length of the hook length is 10 centimeters. 10 centimetri. Il suo terminale è costituito da un filo del 15 se viene montato un amo del 16, del PR36, mentre utilizza un filo del 17 quando usa il PR36 numero 14.
And then to la lunghezza 10 cm. Fissa in ogni caso. And then to set the feeder up, the first thing is to have the banjo half a meter less than the reel. With the plus? Yes, to level with the sign. And then you can pull it with a bend in the rod, put your reel there, and if you are right-handed, you then put the banjo in your right hand and put the pellet on, or the bait. So you put the bait on, like that. Then your bait is free, and then in that hand, put some pellets, which are a 2mm and 4mm fin perfect, with some sticky pellet on, and put the palm there into it and press. So you squash them. You then get the hook... Hard press? Ooh, hard, yeah. Hard. The pellet on the top, press it in, with a few more pellets... In the middle? In the middle, yes. And then press like that on the top. Oh, nice. And that is a little dinner plate. Wow. Doesn't come out. And in the deep water, that will go straight to the bottom and not break up. Okay. And then the fish come in. And the beauty about the banjo, the fish can come there. With the pellet feeder, although it's good in deep water, it can only get from the front. But with the banjo, they can come in every way. Okay. And then with the bend, the line hasn't wrapped round. Because a lot of fishermen, it wraps round, and when they wind the reel, it goes snap! But that has stopped all that. In pratica l'utilizzo della canna è semplice, però bisogna tenersi a due regole fondamentali. La prima è quella di portare il pasturatore, il banjo in questo caso, all'altezza del circa mezzo metro, dal 50 cm dall'altezza del mulinello, per poi tirarlo verso se stessi con la mano sinistra, tenendo fermo in mezzo alle gambe l'archetto del mulinello. Questo è molto importante, perché altrimenti il mulinello, ruotando, libera il filo e si crea quell'ingarbuglio classico sulla vetta, che poi può provocare sia la rottura della vetta, se uno è disattento, oppure far perdere tempo nel momento in cui bisogna recuperare il filo. Un'altra cosa molto importante è come caricare il banjo feeder. Il banjo feeder è uno strumento molto semplice, però può, se caricato male, non produrre l'effetto desiderato. Quindi prendiamo il banjo con la mano destra, come fa Tommy, ok? E con la mano sinistra andiamo a innescare le pellet, generalmente da 6 mm. Precarichiamo il banjo e premiamo in maniera dura le pellet all'interno del banjo. In questo modo. Ok? In questo modo. Dopodiché posizioniamo l'esca al centro del banjo, lo premiamo leggermente e andiamo a sovrapporre un altro strato di pellet, in questo caso 2 e 4 mm. 4 mm perché mantengono i pesci sulla postazione di pesca per lungo tempo. Ok? Una volta ricoperto di nuovo l'esca, si pressa nuovamente e il banjo è pronto. And then we then cast. We pick a target on the far bank to cast to. We face the target, so we're looking at the target. The rod, one wind. Rod, arm over the shoulder. Bring it back. Cast it. Plop. Nice. And then let it go to the bottom. And when the feeder hits the bottom, you never move the feeder. I understand. And then you sink the line by just easing that. And when it sank, there you go. Oh, well, nice. Pick it up. Oh, and there's a fish on. Oh, Tommy. And then you keep the rod nice and low, so the fish swims. When you have the rod up, it's come off. No problem. When it rod up, the fish is fighting, but that way, you wind nice and slow. Il lancio è molto semplice da eseguire se si usa la corretta tecnica. Semplice, come avete visto prima, Tommy
impugna la canna portando il manico sul l'avambraccio, dopodiché punta la direzione dove vuole lanciare, apre e chiude, ok? Appena prima che il pasturatore arrivi nell'acqua, solleva la canna, con la mano ferma il filo che sta uscendo, oppure utilizzando la clip del mulinello si ferma automaticamente il filo e accompagna il pasturatore nell'acqua facendogli produrre quel suono caratteristico, plop. Attenzione, perché il suono è indicatore di un buon lancio o di un cattivo lancio. Quindi prendeteci confidenza e finché non sentite questo rumore, come Tommy riesce a fare normalmente, il mio consiglio è quello di continuare ad allenarsi, perché da questo dipende la maggior parte della buona riuscita della pescata. Now when it hits the bottom, you put it on the rest, the rod, there's no bend like, okay. That. Straight and the line straight. Okay. And I use the boat rest on my right hand side, so my arms are free. So I can see the other fishermen. In England we can feed other lines. So if I want to do something else, look, the fish is on. So all I have to do is pick the rod up. È molto semplice, come avete visto. L'importante è non fare confusione. In sostanza, una volta lanciato, quando il pasturatore è arrivato sul fondo, si mette in tensione il filo senza spostare il pasturatore. Importantissimo. Non si muove il pasturatore una volta arrivato sul fondo. And only pick the rod up when it's there in front of you. E si mette in tensione il filo e poi si rilascia leggermente in modo che la punta sia scarica. Una volta posizionata la canna sul rod rest, si attende la mangiata con, non dico con le mani conserte, ma comunque senza la mano sulla canna, perché non ce n'è bisogno, come avete visto. Quando il pesce mangia, la canna parte da sola. And then it's all a routine. A nice steady routine, the same routine the whole time. L'importante è continuare a eseguire gli stessi movimenti con gli stessi tempi. All the time, the same routine. Sempre per tutto il tempo della gara. Cioè il lancio, stop, plop, riposizionare la canna, affondare il filo una volta che il pasturatore è arrivato sul fondo e appoggiare la canna sul rodrest. Semplicissimo. La posizione della canna è molto importante. Mettere la canna a destra o a sinistra rispetto alla nostra posizione di pesca può creare diverse situazioni. La peggiore in assoluto è quella di incrociare la canna rispetto alla nostra postazione e avere la canna in questa posizione, perché nel momento della mangiata non si compie un movimento naturale rispetto a quello che potrebbe essere, che è con la posizione della canna verso destra e la ferrata, che poi è praticamente solamente la presa a contatto con il pesce, avviene in maniera naturale, cioè sollevando il braccio verso destra. In questo modo si evitano anche le slamature del pesce per eccessiva forza nella ferrata. Tommy, for you, the most important thing for the Italian anglers. Yes. Where is in this place? In this place is what is in this place? Is to keep feeding. Is to keep feeding little and often all the time. Not not to sit there. And is to keep putting pellets through, because if you keep putting pellets through, the fish will come. The moment you stop not feeding, they will go to the next man. So you have to little and often all the time. Ho chiesto a Tommy qual è il suo consiglio per affrontare al meglio i laghi di Faldo e senza ombra di dubbio, secondo Tommy, il continuare a pasturare in maniera costante è il segreto del successo in questo lago. Thank you.
Okay, Tommy, what do you think about the new catapult, pellet catapult of Preston Innovation? It's the best catapult I've ever used. You have got, that is very free, with the PTFE bush, so the elastic works very smooth. It can't tandle. You just cannot tandle it because it always comes back into position. You go like that, it always comes back. But the best thing is the shape of the pellets. When you put the pellets in and you fire them, they always go in a little block. They're not doing that. They're always going a little block. And that's because of the shape of the pouch. And it's the best one I've ever used. So you can't get no tandles. It can't wrap around the handle, around anything. You just pick it up like that. You put a few pellets in the bottom. You aim it, pull and release, and they'll go in a nice little spot. So they always go to the same area. Nice. Very nice. Mm. La nuova fionda di Preston Innovation per l'utilizzo delle pellet ha in sé diversi particolari tecnici molto interessanti. Innanzitutto non permette all'elastico di ingarbugliarsi con la struttura della fionda. Questo è molto importante per aumentare la velocità di pesca e soprattutto per non perdere tempo nello sgarbugliarla durante l'azione. Perché questo è ottenuto grazie all'inserimento dell'elastico all'interno di boccole di dimensione appropriata che permettono all'elastico di ruotare in modo da non creare delle torsioni che poi si traducono in avvitamento sulla struttura della fionda. Inoltre, grazie allo scodellino a fondo piatto, riusciremo a concentrare sempre e anche a lunghe distanze in una piccola rosa qualsiasi tipo di pellet, sia 4 che 6 che 8 mm. Tommy, ma l'utilizzo della fionda durante le competizioni oppure durante la pesca nelle fisheries, a che cosa è accoppiata? Sometimes when I'm fishing the pole I have to use a catapult, but when I'm fishing the waggler and the pellet waggler it is best. You can pick six pellets up and fire them in. Tommy utilizza la fionda sulla linea della Robisienne, ma principalmente per la linea lunga sul pellet waggler. Pellet waggler che utilizza con i pellet da 6 mm. 6 mm ogni fiondata, 6-10 pellet massimo. Sempre nello stesso posto, con la stessa cadenza, in modo da far salire i pesci verso la superficie e poi poterli insidiare con il pellet waggler di Preston Innovation. Il tutto accoppiato a che tipo di canna, Tommy? What's rod you do you use? Two piece, 11 foot, the new Mini Plus. If you have three piece, it's too soft, so two piece is quite strong here and the tip action is nice to catapult the waggler. The line, 023, Power Max clear, because the line is on the surface. Yeah. Pellet waggler fishing is fast fishing. And then all I do with the pellet waggler, the right size of float with for the distance. On the bottom is the disc, that stops the float going under. With the disc on it, goes dunk and sits there, and will sit. It won't do that. You don't want, that's no good. You want it to go in the water and go dunk, so you only see the tip. Oh, yeah. It's too fast. It's correct. And then you've got two corum beads either side of the waggler. And if the waggler needs any extra shot, you put them right at the side of the swivel so that it will cast the float. The float is on a swivel in case you have to change and put another one on. Like that. So you can change the float, and that is the setup. Nice and simple. And it can't get tangled. Very simple. Very simple. Very simple. No tangles. And then you have maybe up to a meter, 0.15. On the rear line, a 16 PR36 with a pellet that you're firing out, the same pellet
as you're firing out. And that is all you need, that's a simple setup. In sostanza la canna ideale è in due pezzi, in questo caso utilizziamo una Mini Plus 11 piedi, due pezzi perché, essendo più potente nel centro della canna, permette il lancio del pellet waggler e delle pellet a lunga distanza in maniera agevole. Il filo nel mulinello è del 23, della serie Clear, Reflow Power Clear, il pellet waggler viene montato in maniera molto semplice, con due stop in gomma nella parte superiore e due stop in gomma nella parte inferiore. Se è necessario aggiungere peso, semplicemente basta schiacciare un piombo vicino alla girella, questo è molto importante, né prima né dopo, ma vicino alla girella. Il pellet waggler è molto semplice come costruzione e prevede l'utilizzo di un disco per lo stop del pasturatore una volta che è entrato in acqua. Questo permette al pasturatore di non scendere verso il fondo e quindi di non perdere tempo perché l'azione di pesca è immediata. Quindi lancio, una volta ingresso in acqua, lenza pescante subito praticamente. Il terminale è semplicissimo, è costituito da un filo del 17, sempre Reflow Power, e un PR36 montato in bite band con l'uso delle pellet, delle stesse pellet che usiamo per pasturare con la fionda. Ok, Tommy. And then you're in a position where when you cast, you pick your target, you put the float there. And you put some pellets in, and you always feed first. But sorry, Tommy. But sometimes you put the floater in this position. The carp bite the. No. So you feed. Oh. Oh, Tommy. Maybe I am wrong. Maybe I am wrong. Oh, fantastic. Nice. A bonus. A Brucey bonus. So we put it in position there. Okay. Ready for casting. The catapult. You fire. And what you have to do now is get your float in the middle of them pellets. It's back. Out. Break. So the float goes plop. And the pellet goes over and goes plop on the water with the other pellets. So. Azione semplice. Si prepara la canna per il lancio e si appoggia il galleggiante davanti a noi, dopodiché si fiondano le 6-10 pellet, si prende la canna e si lancia nel centro, si lancia il pellet waggler nel centro della rosa delle pellet, facendo attenzione a far cadere il pellet waggler in maniera, diciamo, dall'alto, in maniera che crei il classico rumore plop e che il finale si distenda al di là del galleggiante. Questo è molto importante. The next thing is you only leave it in up to 30 seconds. It is fast fishing. The fish come to the pellets and the splash. So all the time you wind, you leave the rod there in the casting position, pick some pellets up, fire them, lift the rod up and cast on top of those pellets. Plop, and the pellet goes over, and if you catch a fish, it will be very quick. Tutto molto semplice, l'importante è la velocità nell'azione di pesca, massimo 30 secondi, 20-30 secondi. Se non si vede la mangiata, recupero, posizione di lancio, fiondata e lancio. E questo finché non avviene praticamente l'assemblamento dei pesci in superficie davanti a noi. So you fish, you feed, you cast, plop. Oh, the duck. Yeah. When you are feeding all the time, you always get the ducks. But sometimes the ducks bring the carp. Oh. We go to some venues where
you feed for the ducks. Oh, incredibile. A volte, dice Tommy, che l'assemblarsi di anatre a galla nella nostra postazione porta le carpe a venire più facilmente verso di noi. È per questo che in molte occasioni capita che loro pasturano le anatre per fare in modo che le carpe che le seguono... Oh, nice, Tommy. Per fare in modo che le carpe che le seguono entrino all'interno della piazzola. And underneath the ducks are the carp. Take your time. Nice fishing. Oh, nice fish. Yeah. And if you have a big fish, no. It's a Faldo carp. A Faldo carp. I like that, the Faldo carp. And now I have it in the net. I am thinking of my next fish. Always thinking for the next fish. Because you are feeding the whole time, I feed all the time. Because get the swim active. Quindi, alla fine della cattura del pesce, pensate già alla cattura del prossimo. Fermandosi un attimo e pasturando. Questo vi permette al lancio successivo di avere una maggiore velocità di pesca. So it's little and often all the time. You never stop feeding. Non fermatevi mai nel pasturare. Continuate, sempre, sempre, sempre. È molto importante. Poco, ma sempre. What you mustn't do is sit there. Sit. No. No fish. Feeding all time. Tommy, I see you use the new type of the insert for the box. Oh, fantastic. Yeah. I must show you. It is fantastic. For the new box, we have the new non-tangle. The line cannot get that round. Non si ingarbuglia il filo. No line or anything like that. That is so. All, not just the ante. We have the new connections, and that will come apart like that. So they fit to most Preston products. And what happens is, when you want the keep net or other things, all you do is release. Wow. And it's out. How good is that? And then point your pointer, put it in. Just put it in and tip it back in. For simple. This, it's the same. The yes, if you want to just take it off, it's very simple. Undo it, take it out. You can put another attachment in if you want, or you can put the same one back, clip it in. Fantastic. 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 How good is that? So it's fantastic. Anti-tangles. Oh yeah. And quick release. Anti-tangles and quick release. Yeah. Fantastic. It's on all the. And you change this. Yes, anything. With different products. Yes. Quindi si riesce a cambiare con un unico supporto le diverse tipologie di accessorio che servono durante l'azione di pesca. It is fantastic. Very, very, very fantastic. Fantastic. I'm very happy with it. So everything is quite simple. And Tommy, when you use the 8 mils size. I use 6 or 8. One is the size of the fish. For big fish, just 8. For the mixed fish, 6. Or the distance. Because I can fire 8s further than I can 6. So it's about the distance. But here, you don't have to go very far. So I think 6 mil is okay. La differenza sta nella dimensione dei pesci o nella distanza di pesca. In pratica, in un'azione normale su una linea dei 20 metri, l'utilizzo del 6 mm è ideale.
Si passa a 8 quando la distanza aumenta o in cattive condizioni di tempo col vento o simili. So it's really about distance and the size of the fish. If you only want to catch big fish, 8. If you want to catch every size, then 6. How many deep are you fish? If you are getting lots of bites with no fish, then shallow up. If you are getting not so many bites, go deeper. So the bites of the fish tell you, lots of bites, come shallower, up in the water. Up in the water, nice. In pratica il galleggiante parla a te di quello che sta avvenendo nella tua piazzola. Se si vedono molte affondate e non si riesce ad avere una mangiata decisa, bisogna accorciare la profondità di pesca e quindi venire in superficie. Se invece non si vedono affondate del galleggiante o false mangiate, bisogna aumentare la profondità di pesca. Molto semplice. Simple as that. Molto semplice. Angelo, in my van in England, there is rollers, pole bars, hook length boxes scattered all over the van. Very untidy. But now at Preston, we have a monster bag to put them in. For example, in the big one, the big container, I can put all my rollers. If I have more than one, they can be stored in there. The pole rests can be stored in there. So they're all together and they can all zip up comfortable. In the front there's a long compartment. We can unzip that. 50 centimetre hook length boxes can fit in there. Everything is one bag. You can carry everything in one neat bag, nice and compact. You've got a beautiful carrying handle where it just fits round and it's very easy on the hand. It's too soft. Simple, very soft. Very soft. Very beautiful. And if it's still too heavy, we've got a very soft carrying handle. So I can go fishing and put it over like that. It's fantastic piece of equipment. Fantastic. Okay. Thank you, Tommy. Nice. Okay, Tom, the day is finish. Finish? Finish. No. No. It's fantastic. What? Oh, fantastic. Faldo Lake is a very, very best place in Italy. Fantastic. For fishing fantastic. With the feeder. I think so. Show me the... Are you sure? There's not many in. I haven't caught many fish. Oh, only carp, Tommy. Only carp. No F1, okay. No F1, only carp. Angelo. Oh. Oh, Angelo. Oh. There you go. Okay. Yes. Wow. There's a few fish there. Okay, 2 ore solo di pesca. Fantastic. Okay. Okay. Oh, Tommy. Yep. For release the fish. Yes. You have closed the tu hai chiuso la nassa. Yes. Okay. In this man. Okay. Nice. Very nice. And you. Take them back. Take them back. Perfect. Very simple. Look after the fish. The fish are very important. Okay. Thank you very much, Tom. My pleasure.